A Monza invece si è tenuto il meeting delle Camere di Commercio all'estero, un incontro appunto dal respiro internazionale. Noi abbiamo intervistato attraverso il nostro inviato Marco De Luca, il responsabile delle Camere di Commercio per l'area europea. Sentiamo. Oggi abbiamo sentito dal suo discorso che bisogna fare ancora molto per l'export, soprattutto in Europa. Inevitabilmente noi siamo portati a guardare sempre i mercati lontani e ci dimentichiamo che l'Europa è quella che le imprese cercano costantemente, ovvero l'Europa rappresenta quasi il 70% della nostra quota Expo. Le aziende italiane che stanno cercando di muoversi in questo momento sono aziende che stanno cercando di rispondere al calo di fatturato che abbiamo avuto sul nostro mercato domestico, quindi si rivolgono ai paesi più vicini, Spagna, Francia, Germania, paesi con i quali, e non abbiamo come paese delle politiche di difesa delle quote di mercato, abbiamo politiche ottime di espansione verso mercati lontani, esotici, Brasile, India, e ci perdiamo di vista le quote di mercato che già abbiamo. Non dobbiamo essere miopi, dobbiamo vedere da vicino e da lontano. Ecco, invece per quanto riguarda l'export per l'Italia è un must, anche perché le quote in Italia stanno diminuendo, tutto il mercato italiano sta diminuendo a causa della crisi, bisogna solo guardare all'estero? Non necessariamente guardare solo all'estero, ma l'estero aiuta tantissimo un'impresa. Paradossalmente quando un'impresa vuole esportare deve migliorare, e quando migliora migliora anche sul proprio mercato domestico, perché è costretta a pensare, a riflettere sui fattori produttivi, a riflettere sulle sue capacità competitive, e questo la trasforma migliore sia all'esterno sia all'interno. Convention come queste servono? Moltissimo, ma non avete idea quanto, perché nelle Camere di Commercio italiane all'estero le imprese hanno un interlocutore con una presenza storica, con una conoscenza di quei mercati. Tutte le volte che abbiamo queste occasioni noi abbiamo un numero di incontri con le imprese locali negli incontri B2B che addirittura ci entusiasma, perché possiamo rispondere a centinaia di imprese, ognuna delle quali con un problema, con una caratteristica che spesso riusciamo a risolvere loro, perché siamo degli interlocutori di lungo periodo, noi siamo sempre là.